La lotta contro l'attraversamento dei tir non conosce sosta. In attesa che i giudici amministrativi entrino nel merito il prossimo 24 settembre, per discutere l'ordinanza e la determina di luglio, il sindaco Renato Accorinti ha firmato una nuova ordinanza che vieta il passaggio dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sulla via La Farina, secondo fasce orarie che lasciano aperte due finestre per garantire comunque lo sbarco e l'imbarco al molo Norimberga. Nello specifico è stato istituito il divieto di transito dalle 7 alle 14 e dalle 15 alle 21 nella carreggiata nord-sud di Via La Farina, permettendo quindi lo sbarco ai mezzi pesanti della Cartur solo tra le 14 e le 15, mentre sulla carreggiata opposta insiste il divieto dalle ore 7 alle 15 e dalle 17 alle 21, consentendo il passaggio dei tir diretti al molo Norimberga tra le 15 e le 17, oltre che naturalmente nelle ore notturne. L'ordinanza interessa anche le arterie limitrofe e connesse con il porto storico e si basa sulla normativa legata alla dichiarazione dello stato di emergenza per la mobilità a Messina, che ha portato sin dal 2000 all'attribuzione dei poteri straordinari ai commissari per la mobilità e alla realizzazione di infrastrutture ad hoc come gli attracchi di Tremestieri. Per evitare l'eccessiva presenza di macchine e pedoni negli orari lasciati liberi al transito dei tir, è stato fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali che affacciano su entrambi i lati di Via La Farina di procedere all'apertura pomeridiana prima delle ore 17, cosa questa che probabilmente creerà non poche polemiche. L'amministrazione prosegue dunque nella sua strada, ma lascia aperta la porta del dialogo e lo fa proprio consentendo in quelle brevi fasce orarie lo sbarco e l'imbarco. Toccherà adesso agli armatori adeguarsi con le nuove tabelle orarie in vigore da settembre. La speranza è che il confronto possa riprendere serenamente. D'altronde, con la totale riapertura dei due approdi di Tremestieri, l'unico momento di attraversamento dei tir in centro città è dato dalle esigenze della Cartur, che ha i suoi legittimi motivi economici, ma dall'altra parte c'è un'intera cittadinanza che ha il suo legittimo diritto alla salute e alla vivibilità.